Salve la gente, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Irene e oggi ci troviamo finalmente in un nuovo video sul mio canale. Oggi ragazzi siamo in un nuovo episodio di Vlogmas, siamo esattamente nel nono Vlogmas. E se vi siete persi gli scorsi episodi vi lascio la playlist nella in alto a destra. Faccio così perché non so mai dove si trovi di preciso. E niente ragazzi, oggi torniamo dopo tantissimo tempo con un nuovo video tag. Infatti andremo a fare un Christmas tag per restare in tema natalizio. E niente, prima di iniziare vi invito ovviamente ad iscrivervi al canale e lasciare un bel pollice in su se ancora non l'avete fatto. E direi di iniziare subitissimo, quindi buona visione. Ed eccoci qua, io e Nevino siamo pronti per iniziare subito, quindi mettiamoci così e rispondiamo. La prima domanda è: film natalizio preferito? Beh, il mio film natalizio preferito, se avete seguito gli scorsi Vlogmas, è Il Grinch. Sì, lo so che è un film a cartone per bambini, ma non mi interessa. Anche se ho 19 anni, Il Grinch è il mio film di Natale preferito. Ma passiamo subito alla seconda domanda. Colore natalizio preferito? Il mio colore natalizio preferito è il rosso, che insieme al viola e al nero è da sempre uno dei colori che comunque mi piacciono di più. La terza domanda. Hai mai costruito un pupazzo di neve? No, non ho mai costruito personalmente un pupazzo di neve, anche perché non sono mai andata sulla neve in sé, diciamo, né a sciare né niente, però un paio d'anni fa venne a nevicare talmente tanto che ci fu la neve anche qua a Napoli, dove di solito la neve non c'è, e c'era talmente tanta neve che io e i miei amici scendemmo e andammo a lanciare palle di neve e a fare cose, quindi ciò che si fa sulla neve noi l'abbiamo fatto in città comunque. E trovammo addirittura un pupazzo di neve già costruito da qualcuno. Vi lascio la foto adesso qua perché così lo potete vedere. Però no, non l'abbiamo mai fatto noi. Però devo dire che fu un'esperienza molto molto carina. E spero in futuro di poter andare comunque sulla neve. E magari, perché no, provare anche a sciare. La quarta domanda è: puoi comprare un solo regalo, a chi lo faresti? Beh, se potessi comprare un solo regalo, probabilmente non lo farei a nessuno, perché non mi piace che poi la gente debba rimanere male. O al massimo comunque non farei né niente per me né per i miei amici o familiari o cose del genere, ma magari prendere qualcosa a chi ne ha davvero tanto bisogno. Sì, lo so, non ve lo aspettavate questo mio lato così tanto umano, a volte sono anch'io benevole, diciamo. Ah, ovviamente in tutto ciò vi ricordo che tutte le domande le trovate anche qua sotto nella descrizione, così se anche voi volete fare un video tag con queste domande potete farlo tranquillamente, e mi raccomando però, se lo fate, taggatemi sia su Instagram o dove volete voi, ripostando magari o questo video o qualsiasi altra cosa, e appunto mi taggate per farmi vedere che lo state facendo. La quinta domanda è: apri i regali la vigilia o la mattina di Natale? Li apro la vigilia, li apro a mezzanotte, quindi diciamo che li apro a Natale, però appunto a mezzanotte, quindi è ancora la vigilia per me, perché finché non vado a letto sono ancora nel giorno prima, anche se è passata mezzanotte. Non so se anche per voi funziona così. Comunque sì, diciamo che li apro la vigilia, li apro a mezzanotte, e la mattina di Natale apro qualche altra piccolezza, diciamo, oppure quando ero più piccola giustamente aprivo i famosi regali di Babbo Natale. La sesta domanda è: cosa ami fare durante le vacanze natalizie? Di solito durante le vacanze natalizie, finché andavo a scuola, amavo rilassarmi, quindi amavo non fare assolutamente niente, né compiti della vacanza, né scuola, né niente di legato allo studio, eccetera, e quindi fare magari solo video su YouTube oppure giocare o quello che comunque mi piace fare sempre. Il problema principale però di quest'anno è che sono iscritta all'università e il periodo delle feste di Natale coincide anche con il periodo dell'inizio della sessione d'esami, e quindi niente, questo Natale lo possiamo studiare. La settima domanda è: il tuo desiderio natalizio più grande? Mi piacerebbe davvero tanto passare un Natale con una persona che purtroppo non c'è più. L'ottava domanda invece è: l'odore che ti ricorda di più il Natale? Probabilmente la puzza di baccalà, perché ovunque vada, in supermercati, pescherie, mi sembra anche giusto nelle pescherie, comunque ovunque c'è questo maledettissimo odore di baccalà talmente forte che ti entra nelle narici e non esce più. La nona domanda è: piatto natalizio preferito? Purtroppo qua ragazzi non ve lo posso dire, perché a me non piace nulla di cose natalizie, né dolci natalizi né robe che si fanno di solito a pranzo di Natale e queste cose qua, quindi non vi posso rispondere su questa cosa. Non mangiamo il menù tradizionale come magari tutti voi lo conoscete. Decima e ultima domanda è:
cosa non può mai mancare durante il Natale? Una cosa che non può mai mancare, ragazzi, è tutta la playlist su Spotify o su YouTube o su quel che sia di canzoni natalizie, iniziando da Jingle Bell fino a All I Want for Christmas is You, che poi per me All I Want for Christmas is Food, casomai, ma quelli sono altri dettagli. Ragazzi, io e Nevino abbiamo risposto alle vostre domande. Fatemi sapere se questo video tag vi è piaciuto, se vorreste vedere nell'anno nuovo dei nuovi video tag, perché a me piace in realtà registrarli. Se mi seguite da un po' sapete che mi piace rispondere alle domande. E niente, questo era tutto per questo video. Fatemi tra l'altro sapere se questo setup per qualche video vi potrebbe piacere. Ovviamente devo ancora studiarmi la luce perché so che non è delle migliori. Infatti ho dovuto spostare la lampada che ho da sopra la scrivania, l'ho messa lì sul lettino per farmi luce di così. E diciamo che anche il setup su cui c'è poggiato il mio smartphone non è dei migliori perché sta tipo sullo sgabello, sopra una pila di libri e sopra il cavalletto che ho unboxato un paio. Comunque, questi sono altri dettagli che a voi non interessano. Io spero che questo video tag vi sia piaciuto. Se così è stato, mi lasciate un bel pollice in su, commentare, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. E vi aspetto domani alle 18 per il prossimo vlog. Ma sempre qua sul canale. Bella!